Gianni Burli, David Chianella, mancano meno di 48 ore a questa sfida del titolo italiano, che sarà con molte che sarà un derby a tutti gli effetti. Gianni, come sì. Siete preparati? Benissimo, benissimo, siamo estremamente fiduciosi. Dopo l'incontro del titolo europeo, Chianella si è riposato una quindicina di giorni e poi ha ripreso perfettamente gli allenamenti, adesso è tutto pronto. La preparazione è andata perfettamente, lui il peso l'abbiamo già raggiunto, il peso anche oggi già sta appeso, per cui siamo tranquillo e aspettiamo soltanto che cominci la prima ripresa. Davide, com'è? Come ti senti? Ti sei preparato? Sto benissimo, ho provato bene, anche se c'è il problema del peso, questo bene, il peso pure, eccomi. Per te questa è, diciamo, l'ennesima sfida, perché hai già vinto un titolo italiano, un titolo del Mediterraneo, il tuo avversario lo conosci? Sì, ho fatto qualche volta a fare i guanti, in allenamento, sì, conosco, ho fatto due volte dilettante, ma avversario con tutto rispetto, però credo di portarlo spolato questo titolo. Sarà un match, insomma, che oltre alla questione, insomma, sul ring, vedrà un pugile spoletino combattere con un pugile ternano, sarà quasi un derby. Tu che cosa ci dici? Diciamo che no, per me è uguale, per me è differente. Non sento questa cosa, certo, comunque fra Veloce e Terni, no? Stavo sempre una certa rivalità. Io il calcio lo seguo poco, quindi per me lo devo vincere uguale, anche se era un napoletano, un milanese. Ti assenti di fare un pronostico? Ma non voglio farlo il pronostico, certo, la metterò tutta per portarla a casa questo match.